Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E oggi facciamo un video, una sbarbata antica. All'antica, nel vero senso della parola, non è tanto vintage, perché tutto mi è venuto in mente da questo fatto che sono passato in un negozio importante qua a Torino e mi sono concesso il lusso, diciamo, di acquistare questo sapone Eucris di Gief Tramper. Abbinato a, in questo caso, ho poi provveduto ad acquistare l'eau de toilette, sempre Eucris. E questa è una fragranza che poi ho scoperto studiando, essere del 1912, prodotto da muschi, legni, sentori terrosi, insomma, floreale anche, insomma, una fragranza molto, molto classica e molto tradizionale, quindi inglese. E loro allora ho detto: ma perché non facciamo una cosa all'antica? Anche perché ho scoperto, sono già, che questi rasoi di sicurezza, i primi, forse, alcuni dei primi modelli, questo è il modello americano Star, come potete vedere, Eclipse, che vanno con lame industriali, sono, e qua c'è scritto, chiaramente, non so se si legge qua, stati brevettati nel 12, quindi dico 12-12, facciamo una sbarbata Liberty, ecco, quasi quasi. Allora, prepariamo il rasoio, questo qua è veramente come dire, un trattore, perché con le lamette a uso industriale ormai sono. Queste qua sono delle gemme, sono confezionate nel loro cartoncino, uso industriale, non so cosa voglia dire, ma penso per lavorare qualche. Infatti, come vedete, sono proprio dei taglierini, cioè non, rigidezza assoluta. Cioè non. Come si arma questo rasoio? Semplicemente, nella maniera più banale di questo mondo, si inserisce, spero che si riesca a vedere, senza massacrarmi, la lametta. Ecco, adesso vedete che qua ci sono due piccoli, non so se questo autofocus mi fa un po' impazzire, due piccoli gancetti. Vedete? Allora noi cosa facciamo? Andiamo a inserire la lama in questi gancetti, così, in modo che i gancetti la tengano ferma. Vedete? Spero. A questo punto, e con la clips la lama è inserita. Vedete che esposizione? Guardate che lama. Ovviamente in questo caso è fatta per una barba molto lunga, questo ormai 2 giorni e mezzo, quindi vabbè. Però, Gief Tramper, allora, questo è un sapone che è considerato, a ragion veduta, molto molto difficile da montare. E io, devo dire la verità, ci ho messo una vita a capire come si poteva montare questo sapone. Cosa ho fatto? Ci ho pensato e ripensato, poi tante volte la soluzione è banale. E ho trovato una soluzione, diciamo, che secondo me funziona, la proviamo insieme. Molto molto buono il sentore. Io ne avevo un altro che. Allora, come pennello, volevo usare un pennello vintage, io non ne ho chiaramente degli anni 10, 12, anni 20, ma ho un pennello anni 80 che è un Omega, un maiale. Molto elegante anche qua, si abbinano. Questo manico in tessuto elegante, classica setola di maiale Omega, riattivata per l'occasione. Molto bene. Allora, come la montiamo? Acqua calda e andiamo a bagnare il viso. Oggi non useremo la ciotola, premetto, perché in ciotola questo poi non riesco a montarlo, però così. Allora, andiamo a bagnare il viso. Mi asciugo le mani. Cosa faccio? Vado a togliere il sapone nella sua sede e lo utilizzo come uno stick. Questo è l'unico metodo
con il quale sono riuscito a montare lo stafone. Bene, ci montarlo, nel senso, con risultati che mi soddisfano. Se non basta, se non fa abbastanza presa, io aggiungo un goccio d'acqua. Come fosse sotto la doccia, no? Questo è un sapone molto elegante, molto caro, quindi è anche un peccato non riuscire a sfruttarlo. Un goccino d'acqua e andiamo proprio a far sì che la barba, come uno stick, vedete? Guardate. Chiaramente io consiglio di utilizzare in maniera uniforme, quindi non utilizzando, consumando in maniera uniforme. Ecco qua. A questo punto noi rimettiamo il sapone nella sua confezione, il suo lavoro l'ha fatto. Un po' di francedine, e il reflusso. La sera si mangia troppo e poi il giorno dopo. Allora, acqua nel pennello, un po', e andiamo. Vedete che monta. È monta anche abbastanza bene. Sapone che io era da una vita, oddio, mi è stato pure l'occhio. Era da una vita che provavo e riprovavo in ciotola, non riuscendoci. Cioè non che non riuscivo a montarlo, però non riuscivo a ottenere questo tipo di risultato. Guardate. Compattezza. C'è ancora un po' d'acqua. Tiriamo bene. Perfetto, vedete? Guardate. E anche il tramper si monta. Chiaramente con questo escamotage. Prendiamo la nostra falce e vediamo di siamo nel 12. Mio nonno nasceva un anno prima, aveva un anno. Dell'11. E nel mondo ci si vedeva anche così. La lama con questo sapone scorre per modo di dire abbastanza maniera fluida. Lama ostica, eh? Rigidità totale, cioè. Come possiamo chiamarla? Una rodatura Liberty? Perché Deco è troppo presto, Deco anni 20. Liberty, siamo sì, Liberty.
Anche questo forno forse ricorda un po', no, le transpiragini. Erano rasoi comunque efficaci. Poi il mercato ha premiato il modello Double Edge, che era in particolare prodotto dalla Gillette. O da altre marche, comunque. Bene, qui apro via tutto, ovviamente ce la rifinire. Facciamo il l'oblico, vediamo se c'è ancora sapone. E sì che ce n'è. Guardate il tramper, che sorpresa. Da sapone immontabile. Almeno per me. A sapone che si monta benissimo, però con questo accorgimento. Poi magari tra di voi c'è chi non monta benissimo in ciotola, io non ce la faccio. L'obliquo. Lama che non fa prigionieri. Ecco, stare attenti. Ah sì, sono contento perché il tramper io ne ho altri e non ne ho mai riuscito a usare. Mi è venuta questa intuizione, perché non proviamo a farcelo con uno stick? E ha funzionato. Ecco, anche per obliquo, senza problemi. Proviamo a farci adesso un bel contropelo. Vediamo se ce n'è ancora. E ce n'è ancora. Lavora anche molto bene il pennello Omega, tra l'altro questo è veramente vintage, penso che non lo facciano più. Questo me lo regalò mia zia in una confezione con un multilavo abbinato, mi pare fosse un G2, parliamo di preistoria. O forse un Contour, però molto bello. Chiaramente qua ce n'è un po' di meno, però guardate che ce n'è. Cioè, è la terza passata, eh. Allora. Scorrevole, leggero, tanto non c'è più niente. Perfetto, allora sciacquiamo.
acqua fredda. Va bene. Eh sì, come avete visto, anche questo sapone che pareva, almeno a me, ingestibile, è stato sfruttato al meglio. Allora, voglio stare con lama, Eclipse, eccola qua, bisogna stare attenti qua che non salti tutto. Lama che, come vedete, guardate che quanta barba ha fatto via. Andiamo bene al rasoio. Questo è un pezzo veramente d'epoca, da usare chiaramente così, una tantum, ma fatemi piacere quando si utilizza. La Metta Gem chiaramente è un cutter, praticamente. Di fatto è un cutter. Cimitero della Metta e addio. Pennello, e che dire, qui stiamo parlando del classico, di un classico assoluto che è la setola di maiale dell'Omega, qua in versione anni 80, ma insomma penso che sia sempre lei, insomma. Avete visto come ha morduto bene in viso? Ciuffo abbastanza corto in questo caso, elegante manico, metallo, base di metallo con la scritta Omega, vedete, c'è anche il riflesso del telefonino. Adesso, grande eleganza, eccolo qua, Eucris, Geoff Tramper, anche di fianco con la scritta, molto inglese, a vite, vedete la coroncina, guardate che carina. Eccola qua, la coroncina. Sentore muschiato, legnoso, terroso, floreale. Usare con parsimonia perché è un prezzo, diciamo, che non è proprio popolare. Ecco. Eucris. Bene, io direi che siamo a posto, la barba è perfetta, danni non ce ne sono stati, la nostra natura Liberty, sapone e eau de toilette di Geoffrey Eucris e il rasoio brevettato nel 12, quindi nello stesso anno in cui Geoffrey tira fuori questa fragranza. Bene, cari amici, io vi ringrazio e vi auguro buona domenica e buona barba a tutti. Vi anticipo che la prossima settimana ci sarà un'altra rasatura monotematica o quasi. Buona domenica e buona barba a tutti.